Teatro Gobetti, 14-19 novembre 2023. Repliche accessibili con sopratitoli in italiano e in italiano semplificato con descrizione dei suoni, audio introduzione, audio descrizione e tour tattile. Anna dei Miracoli. Testo di William Gibson. Adattamento e regia Emanuela Giordano. La Pirandelliana in collaborazione con Lega del Filo d'Oro. Al Teatro Gobetti va in scena lo spettacolo Anna dei Miracoli di William Gibson, adattato e diretto da Emanuela Giordano. Le repliche dal 14 al 19 novembre saranno accessibili tramite sopratitolazione in italiano e in italiano semplificato con descrizione dei suoni, audio introduzione, audio descrizione in cuffia e tour tattile. La durata è di 1 ora e 15 minuti senza intervallo. Trama e personaggi. Anna dei Miracoli debuttò come spettacolo teatrale nel 1959 a Broadway, con enorme successo. In scena la vera storia di Helen Keller, una ragazzina diventata sorda e cieca all'età di 1 anno e mezzo a causa di una malattia. Helen è la primogenita della famiglia Keller. Cresce tra la pietà e l'amore protettivo di sua madre Kate e la rassegnazione di suo padre Arthur. I genitori sono privi di strumenti pratici per educare la figlia e la crescono senza regole, viziandola. Helen è isolata dal mondo, è nervosa e le sue crisi provocano tensione in casa. Kate decide quindi di assumere un'educatrice. Arriva quindi Anna Sullivan, una donna dura e inflessibile, che ha recuperato da poco la vista dopo molte operazioni. Helen, fin da subito, si mostra aggressiva con lei. Anna convince i genitori a lasciarle da sole per 2 settimane, al fine di potersi dedicare meglio all'insegnamento dell'alfabeto tattile. Con molta fatica, Helen imparerà ad esprimere i suoi bisogni e i suoi sentimenti, diventando più autonoma. La vita di tutti i membri della famiglia cambierà miracolosamente. Scene e costumi. La storia si svolge agli inizi del Novecento, tra le mura domestiche della famiglia Keller, nel loro giardino e nella rimessa del giardiniere. Gli ambienti sono delimitati da alte pareti mobili di colore grigio scuro. Davanti alla parete, sulla destra del palcoscenico, si svolgono le scene all'esterno della casa. Sulla parete c'è inoltre un tubo con un rubinetto di acciaio e un catino. L'interno della casa è arredato in modo essenziale con una culla sulla sinistra e un tavolo di legno grigio con 4 sedie. I costumi sono contemporanei. Arthur indossa un abito nero e una camicia bianca, Kate lunghe gonne colorate, Helen è vestita con comode tuniche fino al ginocchio e tiene spesso con sé una bambola di pezza chiara. Anna indossa abiti scuri e porta occhiali con lenti nere. Entra in scena con una valigia. Autore e regista. William Gibson è stato un drammaturgo e scrittore statunitense. Debuttò nel 1958 a Broadway. 2 anni dopo, nel 1960, vinse il prestigioso Tony Award per la migliore opera teatrale con lo spettacolo Anna dei Miracoli. Emanuela Giordano è un'attrice, regista e sceneggiatrice italiana. Dopo gli studi all'Accademia di Arte Drammatica di Roma, inizia giovanissima a lavorare per la RAI, scrivendo racconti e conducendo programmi culturali.
Si dedica poi al teatro, riadattando alcune importanti opere, dirigendo commedie sue e di altri autori contemporanei. Info, prenotazioni e biglietti. Per maggiori informazioni, scrivici ad accessibilità@teatrostabiletorino.it o chiamaci al numero 011 51 69 460. Prenota in anticipo i biglietti, specificando eventuali necessità, all'indirizzo biglietteria@teatrostabiletorino.it o al numero 011 51 69 555. Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e l'accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio. Teatro Gobetti, via Rossini 8, Torino. Orari spettacoli: martedì, giovedì e sabato ore 19:30, mercoledì e venerdì ore 20:45, domenica ore 16:00.